Massimo Arcangeli è uno scrittore, un critico letterario, un docente universitario, ma soprattutto un linguista e un lessicografo. Collabora con diverse testate giornalistiche e radiotelevisive e dirige per la Zanichelli l'Osservatorio della Lingua Italiana, che è anche una rubrica online, ospitata nel sito della casa editrice, in cui pubblica argute note relative alle trasformazioni, agli usi, alle varie questioni dell'italiano. Ha curato le ultime edizioni del premio di scrittura e ha scritto la prefazione allo Zingarelli del 2010, del 2011 e del 2012. Il lessicografo deve provvedere a che un dizionario, per esempio, registri nuove parole. Deve prevedere che alcune parole possano essere uscite dall'uso e quindi deve cancellarle. Deve aggiornare anche le definizioni, perché nel frattempo tanti significati potrebbero essersi aggiunti a quelli che già il dizionario registra. Potrebbe definire in modo diverso anche le marche grammaticali delle parole, perché magari potrebbe esserci nel frattempo una trasformazione che investe anche la grammatica stessa, potrebbe rivedere un'etimologia. Ecco, un lavoro complesso. Un tempo questo lavoro poteva essere fatto anche ad una sola persona. Pensiamo alla grandezza, alla statura di un Nicola Zingarelli. Oggi questo non sarebbe più possibile. È vero, sono in ausilio ai lessicografi le nuove strumentazioni, le nuove tecnologie, molto sofisticate. Ma oggi, soprattutto per i tempi rapidissimi con cui talvolta un dizionario deve uscire, oggi i tempi impongono che il lavoro del lessicografo sia un lavoro da effettuarsi in gruppo. Quindi in realtà non c'è un unico lessicografo, c'è una redazione di persone, ognuna competente per un certo settore, che lavora, ovviamente in modo molto molto puntuale per certi versi, in modo più flessibile per altri versi, nel momento in cui si deve decidere se inserire o non inserire una parola sulla base anche di considerazioni personali, ma lavora comunque insieme perché la scienza lessicografica oggi, ripeto, non potrebbe essere affidata a una sola persona, ma richiede invece un intervento di gruppo. Ogni lingua si trasforma nel tempo e quindi anche l'italiano ha subito nei secoli tante trasformazioni. Le trasformazioni possono investire la grammatica in sé, quindi la sintassi, la fonologia, la morfologia, ma anche il lessico, che è l'elemento più superficiale e più facile anche da valutare in una trasformazione, anche per effetto di tante trasformazioni che nel frattempo sono intervenute sul piano sociale. Quindi l'italiano si è trasformato. Quanto si è trasformato? Se noi vogliamo confrontare, per esempio, l'italiano del 200 o del 300 con l'italiano di oggi, dobbiamo valutare quali sono le distanze che separano quella lingua duecentesca o trecentesca dalla lingua attuale. Sono distanze rilevanti, ma non tali, secondo me, anche se non tutti sono d'accordo con questa analisi, non tali da poter consentire di parlare di due lingue diverse. Siamo di fronte, senz'altro, a due varianti di una stessa lingua, per quanto varianti molto ben definite. Diverso sarebbe il caso dell'antico francese confrontato con il francese odierno o dell'antico inglese confrontato con l'inglese odierno. La riprova sta nel fatto che oggi continuiamo comunque a leggere con una certa facilità, perlomeno alcuni canti della Divina Commedia, il che vuol dire che Dante continua a parlarci come se fosse un poeta moderno. Questa è una domanda che spesso viene fatta, anche a me e a tutti gli addetti ai lavori come me. La lingua italiana negli ultimi anni ha perso molto. Ha perso molto soprattutto in termini di patrimonio lessicale. Tantissimi termini, anche se non dell'uso comune, dell'uso colto, relativamente comune, che per noi sono ancora abbastanza familiari, per le giovani generazioni non lo sono più. Parole come ondivago, come sussiego, come sardonico, sfuggono completamente o quasi completamente alla maggior parte dei giovani oggi. Qualcuno potrebbe dire, beh, tanto si perde, tanto si acquista, se soprattutto pensiamo all'apporto dei nuovi media. In realtà non è così, perché la nostra lingua è una lingua di grandissima tradizione culturale e quindi se noi la impoveriamo dimenticando termini, espressioni, concetti che sono centrali in questa tradizione, perdiamo moltissimo. Quindi nello scambio ci perdiamo. Un'altra riflessione potrebbe investire un aspetto che è sotto gli occhi di tutti. L'italiano, ci dicono, si sta semplificando.
Quindi in un certo senso acquisisce in comunicabilità. Se si semplifica, si presuppone arriva al maggior numero possibile di persone, quindi potrebbe essere questa una conquista, un'acquisizione. Consideriamo anche la presenza di un rischio che è sempre dietro l'angolo. Il fatto che talvolta una lingua si semplifichi non vuol dire che divenga effettivamente più semplice. Può darsi che la semplificazione possa nascondere fenomeni appunto rischiosi come la banalizzazione e il semplicismo. In questo caso la semplicità è soltanto apparente, ecco, da questo rischio dobbiamo guardarci.